Siamo qui con l'avvocato Marra che ha appena ricevuto la delega alla nettezza urbana per la città di Torre del Greco. Quali sono gli obiettivi nell'immediato futuro? Innanzitutto ringrazio l'amministrazione che ha avuto fiducia e comunque è stata per la stima che mi hanno manifestato. Gli obiettivi sono quelli di, in effetti, di un cammino verso quella che può essere, partendo proprio dal rifiuto, perché parlare di rifiuti è parlare di salvaguardia dell'ambiente. Quindi prospettive in sinergia con dell'amministrazione, in sinergia con i cittadini, in sinergia con gli operatori del settore. Quindi costruire un qualcosa perché si vada avanti con una differenziata, fatta in una maniera più ordinata, in cui siano coinvolti i cittadini, perché i cittadini sono i primi e tutto sommato i cittadini rispondono bene quando c'è l'input dell'amministrazione. Quindi dare un ordine delle priorità, ci sarà un programma e proprio salvaguardia dell'ambiente, sviluppare nel modo migliore, insomma ci si auspica, quello che è la raccolta differenziata, perché aumentando il differenziato noi abbassiamo quello che è il rifiuto che va nella discarica e quindi aiutiamo l'ambiente. Aiutiamo il riciclaggio, quindi potrebbe portare un domani anche a degli introiti che faranno bene alla stessa popolazione, voglio dire, e questo non è il nostro obiettivo primario. Quali sono invece le criticità di questo incarico? Prima di tutto dobbiamo organizzare quella che è la sinergia tra gli operatori, quindi cercare un punto di incontro tra tutti. Il cittadino che è già i cittadini hanno già una forma mentis, differenziato comunque comporta una, vogliamo dire anche un sacrificio, lo sappiamo tutti noi stessi, differenziato in casa, dobbiamo riciclare, quindi un impegno ulteriore che si aggiunge alla quotidianità. Le criticità possono essere anche quelle proprio della raccolta in se stesso, della collocazione dei cassonetti. Cioè è tutta una questione di organizzazione con i condomini, cioè è tutto un evolversi. Cercavamo una figura sicuramente tecnicamente preparata, quindi dopo un po' di ricerche abbiamo parlato con un po' di amici del settore, penso che abbiamo trovato la persona giusta che ci possa dare il giusto contributo per la nostra città. Nel il consigliere Buono avete fatto una promessa importante, questi 6 mesi per risolvere la questione NO a Torre del Greco, che sappiamo essere critica. Cosa può dirci riguardo di questa promessa? Allora, sicuramente se abbiamo fatto un passaggio del genere lo abbiamo fatto per la città, non sicuramente per sostenere questa amministrazione, quindi il nostro contributo è a favore della città e ci siamo dati 6 mesi di tempo, perché è chiaro che se in 6 mesi non vogliamo risolvere tutto, perché sarebbe impossibile, ci vorrebbe la bacchetta magica per risolvere tutte le problematiche che abbiamo relativamente alla NU a Torre del Greco, però sicuramente daremo un giusto segnale e cercheremo di fare il massimo possibile consentito. Poi cercheremo a quel punto di fare il punto della situazione e ci renderemo conto se andare avanti oppure no. Alla luce di questa sinergia nuova che si è creata per il bene della città, possiamo ritenervi in maggioranza? Sì, sicuramente se abbiamo fatto questa scelta, se abbiamo nominato un assessore è perché vogliamo dare una mano, ripeto, non all'amministrazione ma alla città, quindi anziché stare dall'altra parte e criticare, ci siamo messi in gioco proprio per cercare di fare qualcosa per la nostra città. Cosa pensa invece delle altre nomine, gli altri assessori scelti nel nuovo esecutivo? Vabbè, diciamo che sono tutte persone sicuramente di esperienza, chi già c'è stato all'interno dell'amministrazione. Io spero che sia questa la squadra giusta per poter andare avanti e poter dare il giusto passo di cambio di passo. Se poi, ripeto, non dovesse essere così, per me il bilancio va fatto tra 6 mesi, dove riusciremo a capire dove si stanno le difficoltà e dove effettivamente c'è ancora qualcosa da cambiare.